Si amplia la gamma della Hyundai Kona con l'arrivo delle motorizzazioni turbo diesel 115-136 cavalli con 280-320 Nm di coppia massima. La vettura rimane sempre identica per quanto riguarda la piattaforma, di nuova generazione, 2,60 m di passo, 4,16 m di lunghezza, è praticamente un B-SUV con caratteristiche direi sportive per quanto riguarda lo stile, sportive o comunque personali, in particolar modo nella zona frontale, ma anche dietro lo vedete con questi gruppi ottici che sono sdoppiati e soprattutto sono sviluppati a LED proprio per dare un'idea di modernità ma allo stesso tempo anche di sportività. Vi faccio vedere subito il bagagliaio, 361 litri, frazionamento 60-40, un piccolo spazio anche qui nella zona inferiore, un bagagliaio direi adeguato a quelle che sono le dimensioni di questa vettura, cerchi da 18 pollici, gommati 235-45, si nota nella zona laterale un certo movimento delle nervature, come si nota la soluzione bicolore del tetto separata da questo boomerang, appunto il boomerang separa il tetto dalla carrozzeria, e poi anche nella parte bassa si fa notare questo codolino passaruota molto generoso che ben si raccorda sia alla, al passaruota che ovviamente al paraurti anteriore, che è lasciato in parte grigio proprio per dare un'idea di off-road. Nella zona frontale si nota questa finta presa d'aria nella zona superiore, questo proprio per dare un tono, e si nota ovviamente la calandra single frame con questa finitura tridimensionale che ingloba il logo Hyundai. Il radar di distanza non è integrato qui, ma è integrato qui nella parte bassa, e ovviamente attiva funzioni di autoguida di livello 2. Si fa notare anche ovviamente il doppio livello di illuminazione LED per quanto riguarda la parte superiore, invece di profondità nella zona centrale. C'è un giochino aerodinamico qui tipico di produzione tedesca, in questo caso invece Hyundai si nota che stanno lavorando molto anche da questo punto di vista, l'aria entra qui, esce da qui e svuota la pressione all'interno del passaruota. Vi faccio vedere anche dentro come è fatta, il pannello porta ha un bello stile, anche se i materiali li sentite sono piuttosto duri, bella comunque la texture che serve ad andare a impreziosire un po' il prodotto. Il sedile ha la regolazione elettrica, la pelle a cucitura a contrasto con la traforatura che indica la presenza della ventilazione. Eccolo qui il tastino, ve lo faccio vedere, volendo appunto è possibile andare a ventilare il sedile, questo è molto comodo soprattutto d'estate, soprattutto con questi climi molto caldi, e volendo d'inverno è possibile anche riscaldare il volante. La strumentazione prevede le DAP display, il contagiri, il tachimetro analogico con il computer di bordo. C'è la possibilità di avere la funzione di lane assist, quindi la vettura segue autonomamente la carreggiata, soprattutto in autostrada devo dire che è molto comodo. E poi all'interno sono presenti Apple CarPlay, Android Auto, un sistema multimediale direi piuttosto completo con navigazione anche proprietaria. Ci sono queste finiture arancioni che vanno a riprendere il colore della carrozzeria, anche per quanto riguarda il tasto di avviamento, anche per quanto riguarda le bocchette dell'aria, ma poi ci sono anche altri elementi che mi piacciono, come il sistema di ricarica wireless del cellulare, la porta USB fast charge e poi anche un'altra presa 12 volt. Direi che è un ambiente molto attento alla tecnologia, attento alla tecnologia, ma anche lo spazio con questo pozzetto che serve appunto a dare un senso, a rendere più facile la vita all'interno di questo veicolo. Volendo c'è anche la possibilità di andare ad attivare le funzioni di hill descent control, quindi a facilitare le funzioni di off road, soprattutto nella fase di discesa che è quella più difficile da gestire. Vi faccio vedere anche come si sta dietro, come vedete sedile regolato sulla mia posizione, io sono alto 1,90 m, ci sto giusto, tocco appena appena con le ginocchia, ma comunque ci sto piuttosto bene, non tocco nemmeno con la testa. L'unica cosa che non mi piace è la presenza di questo tunnel centrale, direi piuttosto evidente, come vedete, proprio per far passare l'albero di trasmissione verso l'asse posteriore. Direi che è arrivato il momento di guidarla questa Hyundai Kona con il nuovo motore 1.6 turbo diesel, andiamo a vedere come va. Ed eccoci al volante della Kona con il motore a gasolio, l'avevamo già provata sia con il motore 1000 che con il 1.6 turbo benzina da 177 cavalli e trazione integrale. In questo caso arriva una motorizzazione decisamente più a fuoco rispetto alla quella benzina per il mercato italiano, che è il 1.6 turbo diesel. Due le varianti di potenza, 115 o 136 cavalli, 115 a 280 Nm, il 136 a 320 Nm. In questo caso abbiamo l'abbinamento anche al cambio automatico, 7 rapporti e doppia frizione, ma anche con la trazione integrale. Una trazione integrale on demand, si attiva ovviamente solamente quando c'è bisogno, c'è un pacco frizioni che attiva o disattiva l'asse posteriore, e questo permette
di avere consumi più contenuti, ma allo stesso tempo di avere la trazione integrale solamente quando serve. Un grosso vantaggio: si hanno meno attriti, si hanno meno rumorosità, meno vibrazioni, e ovviamente la vettura si comporta quasi come una trazione anteriore, quindi molto sicura, dà quel quid in più di performance solamente quando serve. Un quid di performance che direi con la variante da 136 cavalli è assolutamente adeguata a quelle che sono le esigenze del nostro mercato, una performance che appunto prevede 136 cavalli, ma anche un abbinamento ad un cambio a 7 rapporti doppia frizione, che è molto veloce sia nelle scalate che nel salire di marcia. E questo sottolinea come in Hyundai si siano molto evoluti da un punto di vista tecnico, tanto che questa icona direi che ha una guidabilità del tutto europea. Piace sicuramente molto al mercato italiano la linea di questa vettura, ovviamente non era ancora pronta vista la mancanza del motore gasolio per affrontare seriamente questo mercato. Oggi con questo motore non ha più paura di nessuno, nel pieno segmento B la Kona può arrivare a dettare veramente un buon ruolo, tenendo conto che comunque ci sono tantissimi player ormai presenti all'interno di questo segmento. Mi viene in mente la Ford EcoSport, mi viene in mente la Jeep Renegade, per intenderci, anche se è un filino più grande, mi vengono in mente comunque molti player che stanno giocando sulla linea, sul marchio e anche sulla tecnologia on board. Tecnologia on board che abbiamo anche qui: c'è l'Lane Assist, c'è il controllo della distanza di sicurezza, c'è il cruise control adattivo, ci sono tantissimi elementi che permettono a questa Kona di essere assolutamente in linea con quelle che sono le migliori competitor di questo segmento, competitor che hanno anch'esse Apple CarPlay e Android Auto. Quindi direi che la dotazione tecnica e tecnologica è assolutamente a livello, come del resto secondo me è a livello anche l'estetica, che è stata disegnata dal centro stile Hyundai americano e devo dire si adatta molto bene anche alle caratteristiche del pubblico europeo. Il motore direi spinge abbastanza bene, va su fino a 4200 giri, a 3600-3700 inizia a perdere un po' di verve. Quindi si potrebbe anche cambiare marcia manualmente, peccato che macchino il pedalo al volante. Questo è un po' peccato perché il cambio è intelligente di suo come elettronica, però magari certe volte si potrebbero anticipare le cambiate o comunque fare delle scalate più sportive, comunque in linea con quella che è la guidabilità di questa Kona. È un po' meno precisa nella percorrenza delle curve rispetto alla variante con le sospensioni posteriori multilink, in questo caso abbiamo il ponte al posteriore, quindi la sospensione è un po' più rigida, un po' meno gestita a livello meccanico, ma comunque direi che è assolutamente allineata a quelle che sono le caratteristiche di una vettura come questa, che promette degli ottimi consumi. Eccoci qui, prova terminata, ho avuto pochissimo tempo la Hyundai Kona, ma devo dire che è stato sufficiente comunque per capire come questa motorizzazione sia assolutamente allineata a quelle che sono le esigenze del segmento B-SUV e anche del pubblico italiano, che lo sappiamo, nonostante tutte le reticenze degli ultimi tempi, comunque il diesel lo ama. 20.050 il prezzo di listino, 17.500 euro il prezzo sotto promozione, promozione che non ha scadenza, quindi diciamo che il listino è di 17.500 euro, un prezzo molto interessante, sicuramente adeguato anche vista la dotazione della nuova Kona, direi una vettura con notevole personalità e adesso anche con un motore in grado di consumare davvero poco. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!